Marcia inarrestabile quella della Vastese. Allo stadio Aragona la squadra di Colavitto, cinica e spietata, non lascia scampo neanche all'ambizioso Campobasso, vincendo per 4-0 e conquistando 3 punti di platino che permettono ai biancorossi di avvicinare la seconda piazza, che dopo il K.O. casalingo della Vispesaro ora dista solo un punto. Il passo della squadra del presidente Bolami è da record. Per i molisani, autori di un ottimo primo tempo, una brutta botta che arriva dopo gli ultimi acquisti che almeno in terra d'Abruzzo non sono però riusciti ad incidere. Nella Vastese panchina per gli ultimi due arrivati Tedesco e Cherillo, mentre non c'è l'argentino Cristaldi, che in settimana aveva chiuso in anticipo la sua avventura in biancorosso. Il tecnico abruzzese si affida di fatto alla squadra che è in serie positiva da quasi 3 mesi. Bel colpo d'occhio allo stadio Aragona per una gara molto sentita dalle due tifoserie, in curva ospiti circa 200 i tifosi rosso-blu. L'avvio di quello che può considerarsi un quasi derby è come prevedibile equilibrato. All'ottavo la prima conclusione nello specchio della porta è di marca ospite, con un tiro centrale di D'Agostino che non crea problemi a Camerlengo, che poi al quarto d'ora è a dir poco prodigioso, andando a respingere miracolosamente il tiro ravvicinato di Ribeiro. Dopo lo scampato pericolo la Vastese si riporta in avanti e al 17° è Nicola Fiore su punizione a chiamare alla respinta l'estremo molisano Landi. Le squadre dimostrano di temersi, ma gli ospiti sembrano meglio disposti in campo e si rendono nuovamente minacciosi con Varsi al 20° che su punizione mette di poco alto. Passano pochi secondi ed è Camerlengo a salvare ancora su Varsi, che semina il panico nella metà campo abruzzese, visto che poi al 24° è sempre l'attaccante ad andare a scheggiare il palo della porta di Camerlengo con un tiro angolato. Domina la squadra di Masecchia con gli abruzzesi sul fronte opposto, quasi mai insidiosi. Si arriva così agli ultimi 10 minuti del primo tempo, che vedono al 37° un bel contropiede di Bittaie, che poi crossa al centro con Stivaletta, che va però a concludere fuori lo specchio. Ma il finale di primo tempo è dolce per la Vastese, visto che al 46° Stivaletta da 30 metri si inventa un eurogol, regalando il vantaggio alla sua squadra dopo tanta sofferenza. Nella ripresa si riprende senza sostituzioni e con i padroni di casa pericolosissimi al quarto, quando Bittaie, ancora in contropiede, entra in area e poi serve Leonetti, che non riesce però a concludere, ma il raddoppio è rinviato di qualche secondo, visto che al sesto è Stivaletta dai 20 metri a beffare ancora Landi per il 2-0 locale, che fa esplodere la gioia dei 1000 presenti allo stadio Aragona. Per la squadra di Colavitto la gara si mette in discesa, anche perché gli ospiti si disuniscono, non riuscendo di fatto a reagire. Al quarto d'ora il Campobasso chiede un rigore in un'azione in mischia in area abruzzese con Pascarella di Nocera inferiore, che lascia proseguire, e con i padroni di casa che se ne vanno in contropiede, andando poi a realizzare con lo scatenato Stivaletta il gol del 3-0, che chiude con largo anticipo la sfida con il Campobasso che si disunisce. Con il Campobasso che si disunisce ulteriormente, per l'ex giocatore del San Nicolò, ma Vastese Doc, è una gioia incredibile. Gli ospiti, dopo aver accusato il colpo, si rivedono al 26° con Ribeiro, che in area conclude però clamorosamente alto. In campo non accade molto fino al 35°, quando D'Agostino su punizione crea qualche patema a Camerlengo, che smanaccia il pallone in angolo. D'Agostino ci riprova poi al 38° e sempre su punizione, con l'estremo abruzzese che respinge ancora il pallone. Si arriva così al 39°, quando nella più classica delle occasioni di contropiede la Vastese va a piazzare il poker con la rete di Leonetti, che va a rendere ancora più rotondo il punteggio. Poi al 91° c'è un penalty per il Campobasso per un fallo in area della Vastese di De Feo su Cragbo, ma il pararigori Camerlengo dice no a D'Agostino, a coronamento di una grande giornata. E così al triplice fischio finale dell'arbitro campano può esplodere la festa dei tifosi della curva d'Avalos, pronti ad invadere domenica prossima Recanati per continuare ad inseguire un sogno. Colavitto, non ci venga a dire che dopo questa vittoria col Campobasso l'obiettivo della sua squadra è ancora la salvezza, il secondo posto è a un punto. Sì, guarda, allora ci stanno ancora tante partite da giocare, questa è la realtà. Cioè, noi stiamo vivendo questo campionato domenica dopo domenica, i ragazzi danno il massimo ogni partita, siamo contenti che stiamo facendo cose importanti, però l'obiettivo dichiarato era quello della salvezza. Quindi piano piano, vediamo poi dopo che cosa succede.
Si può dire che la svolta di questa gara è arrivata al 46esimo del primo tempo con il gol di Stivaletta, perché avevate sofferto un buon campo basso, poi siete riusciti a segnare il gol proprio a pochi secondi dalla fine del primo tempo e nella ripresa c'è stata tutta un'altra partita. È vero, abbiamo retto botta e questa è stata, diciamo così, un'altra prova di maturità della mia squadra, proprio in questo senso. Cioè, siamo riusciti a tenere botta una squadra comunque di grossa qualità, di giocatori importanti, e poi dopo siamo venuti fuori. L'abbiamo sbloccata con un tiro da 30 metri di Christian e poi dopo siamo entrati in campo con le nostre conoscenze, con la nostra idea di calcio e l'abbiamo prodotta in tutto il secondo tempo. Presidente Bolami, un 4-0 importante, probabilmente punteggio troppo pesante per il campo basso che nel primo tempo ha creato problemi alla sua squadra, poi nella ripresa c'è stata tutta un'altra partita. Sicuramente, nel primo tempo abbiamo sofferto, una squadra ben attrezzata, una squadra che è venuta a basso a giocarsi la partita. Abbiamo avuto un po' di fortuna con le due belle parate di Stefano, però sappiamo che la nostra squadra è giovane e ha dei cambiamenti in qualsiasi momento. Oggi è stata brava a aspettare, è stata brava a ripartire e a far male. Questo 4-0 sarà pesante, però sono contento per i ragazzi perché si meritavano questa vittoria, perché stanno dando tutto in mezzo al campo. È quello che io ho sempre detto e ho sempre ripetuto. 3 punti di platino, perché oggi è arrivata la sconfitta della Vispesaro, la sua squadra è a 1 punto dal secondo posto. Ma guarda, la classifica non lo so, non lo vedo nemmeno. Noi andiamo domenica per domenica, oggi ci siamo levati il campo basso, domenica prossima pensiamo a Recanati che sarà un'altra battaglia. Dopo stasera con calma vedremo la classifica e lo valutiamo, però il nostro obiettivo è la salvezza e fino a mo ci stiamo quasi riuscendo, anche se qualcun altro parla di altri obiettivi. Noi siamo partiti per fare la salvezza e valorizzare i giovani che fino ad oggi stanno facendo un ottimo lavoro.